Andiamo! Capelluti nell'oceano a scuola andiamo, qui in fondo a questo grande mare blu. Siamo felici di vedervi, balleremo per mostrarvi quanto è bello vivere qui. Quando sei in fondo al mare, puoi nuotare quanto vuoi, non ti stancherai mai. Quando sei in fondo al mare, puoi seguire la corrente, puoi andare dove vuoi. Quando sei in fondo al mare, tutto sembra più grande, più blu. Meraviglie che troverai qua giù nel blu. Costruttori, sono qua giù! Salve, amici di terra! Vi aspettavo a pinne aperte! Abbiamo portato un mare di idee fantastiche, Mozzi! Falle vedere il progetto, Lola! Per 1000 branzini! È spettacolare! Voglio chiamarla Scuola Materna Sogliole Sabbiose! Ai miei studenti piacerà tantissimo! Ci sentiamo dei pesci fuor d'acqua! Non è che per caso potresti rimanere un po' qui e darci una mano? Sì, sarò la vostra personale maestra marina! Dopotutto è il mio lavoro! Forza, cominciamo a costruire la scuola! Ok, Duffy, siamo pronti, puoi portare qui i materiali. Ecco un bel carico di legname tutto per voi. Ma che strano, giurerei di aver lasciato un mucchio di legna proprio qui. D'accordo, ne ho avuto abbastanza di questa storia. Chiunque abbia preso il legname lo riporti subito! Ho capito bene, hai detto legname? Guarda che legno galleggia! Ok, ho recuperato tutto! Ma adesso cosa potremmo usare per la scuola? Sapete, qui abbiamo un detto! Vai con la corrente! Mi piace come consiglio! Dobbiamo essere più flessibili e pensare ad altri tipi di materiale! Moxy, che cosa usate voi, creature marine, per costruire sott'acqua? Tutto quello che troviamo nei dintorni. Utilizzando i materiali che sono già in acqua, vedremo quali non galleggiano e quali tornano in superficie. Ci sono le rocce con cui si allenano le ostriche. Sei proprio sì sicura che non si offenderanno se usiamo le loro rocce? Sicurissima. Tanto sono già passate a quelle più grandi.